Sei pronto? Anche se il meteo è un po' incerto. Lo skyline più importante del parco. Ah, no, il vino, scusate. Come devo prendere, Michael? Si sta suonando la chitarra. Che meraviglia, beato lui che si rilassa. Perché noi non ci rilassiamo. Questo qui è dei camerini più perfetti. Saluta, saluta. Ciao. Ci vediamo sul canale. Ciao. Ciao. Oh, bello sto zaino, chi lo vende? Lo shop. The Bad. Lo trovate online! Qui iniziamo ad addentrarci nella faggeta. E questi sono piccoli, eh? Nel parco abbiamo tre dei faggi più antichi d'Europa, più vecchi d'Europa. Vabbè, oltre ai pini loricati che sono gli alberi più vecchi d'Europa, eh. Dove andiamo oggi? Ma questa è l'acqua però, eh? Sì, sì. No, anche perché non ci arrivi fin qua. Quella macchina. Ma secondo la moto non funzionava bene. Mi davo il dislivello assurdo. Quindi confrontavo con quelli che avevano il termine. È migliore da me. Sì. Non c'è proprio paragone. Io lo uso per quando vado a nuotare, quando vado a correre, quindi è multifunzionale. Però per questo genere di attività non è che sono ideati. Ma una bomba. Abbiamo fatto quasi 200 metri di e benvenuti al Ratto Piccolo. Come va? Breve check. Tutto pieno. Tutto a posto. Possiamo aprire il video. Siamo in forma. 1392. Benvenuti al Ratto Grande. No, senza balletto oggi. Il balletto lo manteniamo per le uscite. Anche io dico verità, anche in accademia lo lasciate fare, quindi in comune. E i primi due anni di esercito dove li hai fatti? No, ha fatto con l'esercito. Ah. Con questa nuova amministrazione devi fare tutta questa roba. Sì.
Tutto tu però. Che qui è un problema. Il problema non è proprio quello lì. Sì, il pecorino. Iniziano a scendere le tenebre. Però devo ammettere che il formaggio buono l'ho mangiato pure nella zona. Sì. Infatti io sono un formaggio che è molto assicito. Sono molto buono. Siamo arrivati? Eccoci. È fino a di che boh, è secca. E poi è cristallo. Fresca? Mamma mia. Porca troia. È stato. Cos'è di che? Poi c'è mio padre che fa la collezione, quindi mi cambia il rubo uno. Che bellissimo. Uno. Poi che abbiamo più? Molto bello. Mio padre aveva fatto una collezione, voleva fare una teca, poi non è riuscito a farla. Ogni tanto quella venerina in montagna gliene rubo uno. Ma abbiamo altre roba ancora? Mi sa di sì, mi sa di sì. Non ci credo. Allora abbiamo. Ho sfierato poco poco un pochino di. Dell'Anduja della bella Italia. Anduja, molto no, bene. L'ho affilato perché sapendo che dovevamo tagliare sta roba qua. Sì, marmellatina. Di peperoncino. Anche perché non si sente. Sì, no, questo qui è un sacco. E questo che cos'è? Questo sarà male. È un sasso. Allora entro io. Per. E poi pane. Però in teoria. Mica male. Oh, la lama è a forma di triangolo, piuttosto che quella liscia, La ferita si immagina completamente. Rispetto a quella. Certo, sì, crea più danno. E qua abbiamo dell'altro pane. Pane fresco. Prendi se. Bello. Appetito. Cosa ha fatto lo chef, mi scusi? Allora, marmellata di fichi, pecorino e pancetta. Con salute. Marmellata di fichi. Di fichi. Ah, boh, va bene. Questo qui siamo andati di. È vero, vai. Io invece ho marmellata di peperoncino e pecorino. Io faccio lo stesso abbinamento che posso avere, proprio capo. Ritiriamo la benzina dalla ghiacciera. Alla salute. Alla salute. E alla Frascinetto Adventures. E grazie per l'invito. Grazie a te. Salute. Io mi sono autoinvitato. Come affetta, amici Luca. Per gli amici Mastro Gibbs. Assaggiamo la pancettina. Che buona. Collo, è buono. Capicollo. Top. Il gento non sbaglia. Si è specializzato nel giorno. Ha fatto i primi 2 anni. Poi, corretto il tiro. Aveva male. Vabbè, ci stavo. Oggi, prima di partire, ci hanno chiesto. Ma non avete paura di andare in montagna col buio? Allora io mi sento di rispondere che l'unica paura che abbiamo di notte è che finisca il vino! C'è il vino qui! Dov'è il vino? Eccolo qui il vino! E poi in realtà oggi ho portato anche un moscatino di pandelleria. Che può chiudere in bellezza la cena, che
può chiudere in bellezza la cena, secondo me. Allora, quindi siamo tutti d'accordo, il moscatello lo beviamo a ratto? Sì. Facciamo il brindisi di quasi arrivo. Ah, diciamo che il vino era ottimo. Diciamo che anche ha fatto troppo il suo effetto. Questo ma piano piano ce ne rientriamo. Questo è il concetto di briefing. Moscatello di Pantelleria. Originale, è nella bottiglia di plastica, quindi pecca un poco, però è originale. Dobbiamo rivedere il... C'è pure la copertina termica. Per sicurezza. Minchia, tu sembri un albero di Natale comunque. Un camion. Edoardo e Alessandra Saverio Scania Ferrari. Saverio Scania Ferrari, no. Allora, salutiamo la Fontana del Principe. La ringraziamo per averci raffreddato il nostro vino. E ripartiamo verso la macchina. Ripartiamo. C'era giù la manata, ma vado a fare il piano. Sì. Poi c'è una pietra. Là c'era giù un'altra per fare il piano. Però prima passavano uno strato di prese molto da più alla nostra. Sì. E poi certo, perché dovevano mettere la terra. Se no. Ah, siamo arrivati pure al ratto comunque, pensavo di più. Ci abbiamo messo pochissimo, cioè. Pozzanghera. Di qua, tutta di qua. Occhio Edo. C'è anche il presidente, il segretario e una consigliera c'è anche. Presidente? Ma lo sai cosa? Sai perché mi hanno convinto? Perché c'è il capocollo di Salvo. Allora, presidente e segretario se ne vanno e noi un 20 minuti e siamo alla macchina, all'incirca una ventina di minuti scarsi e siamo alla macchina. Che c'era? Cinghialetto? Un calabrone. No, è sopra? C'era qualcosa nell'albero ma non sappiamo cosa sia. Comunque siamo quasi alla macchina, per cui grazie Marco! Per aver visto il video. Grazie per aver visto il video, lasciate un pollicino in su. Michael, prendi il pecorino. E ci vediamo sì. E ci vediamo alla Michael, prossima avventura. Il moscato è finito. Ciao.